guardate voi? Ah, fantastico. Grazie ragazzi, grazie Marco, grazie Ale. Io ho già scritto, aspetta che prendo il pennarello, ho già scritto le categorie. Bellissime. Non abbiamo ancora però stabilito i giocatori. Chi metteremo al confronto. Abbiamo pensato di mettere a confronto i due più grandi amori della tua vita, cioè tua moglie e Beppe Bergomi. Ok, quindi mettiamo la Bene. Bene. E Beppe. Io lo chiamo Bepi, lo sai. Io lo chiamo Bepi? Bepi lo chiamo. Beppe. Alla Veneta? Sì, un po' alla Veneta. L'Alpino Bepi. Allora, pensi, la Benedetta come e l'Alpino Beppe. Io sono sposato da 23 anni e da 23 anni faccio le telecronache con Beppe, quindi uguale. Però. Ah sì, cioè, sì. Beh, è stato l'anno più fortunato, l'anno più fortunato della tua vita. Allora, le categorie sono capacità di ascolto, ironia, piedi. Sì. Così. Gesto atletico, colpi di testa, eleganza, intimità. Ok, partiamo. Intimità, eh? Che ne sai? Sai, le trasferte sono lunghe, gli inverni sono freddi, Fabio, tutto può succedere. Allora, capacità di ascolto. Allora, capacità di ascolto. Beppe è una persona che sa ascoltare moltissimo, quindi gli diamo 9. 9? Si va da 1 a 10. Da 1 a 10. Allora, bene, capacità di ascolto a tratti. Diciamo che nella vita 8. Sì. 8 perché quando si parla di calcio e ogni tanto di lavori relativi al calcio, diciamo che... Le si spegne un po'. Ecco, diciamo che Beppe sa benissimo che quando io facevo la Champions League, e quindi alle 20 andavo in onda tutti i martedì e tutti i mercoledì, per tipo 2 mesi di seguito, alle 19.59 squillava il telefono con me e faceva ma a cena ti presenti casa, o no? Il classico. Ciò nonostante le vogliamo dare 8? Le diamo 8 perché poi nelle cose importanti... Nelle cose importanti ti segue, perfetto. Però è un grande classico. Ironia. Allora, Beppe, anche se... C'ha una sua ironia. Sì. C'ha una sua ironia che poi è cresciuta anche con gli anni. Però diciamo che l'ironia è proprio uno dei punti di forza di Benedetta in assoluto. Ok, quindi... Quindi diamo 10-8, dai, diamo 10. 10 a Bene, 8 a... Sai cosa mi fa impazzire di Bergomi quando fate i programmi, le telecronache? Sì. Che è quasi sempre d'accordo con te, a volte no, ma fa fatica ad ammetterlo. Quindi quando tu dici una cosa e lui rimane un po' così e fa... Io non sono d'accordo, Fabio. Però ci deve elaborare quel lutto lì. Quindi gli diamo 8. Piedi? Qui andiamo un po'. Allora, mia moglie è una grande appassionata come me di scarpe. Sì. Perché ne ha. Quindi piedi mia moglie 10. 10 ai piedi della Bene. Allora, qui dobbiamo dire una cosa: i calciatori in generale hanno i piedi più brutti, cioè sono mai piedi massacrati. Le unghie degli alluci gli saranno cadute 23 volte, poverino. Cioè sarà. Quindi gli diamo 8, dai, diamogli 8. 8. Ok. 8. Se andate al mare d'estate e vedete un uomo sdraiato con i piedi infilati nella sabbia dentro, è un calciatore. Oppure perché... con le ciabatte e i calzini. Con le ciabatte e i calzini, perché non vuole far vedere i piedi. Gesto atletico. Questa è un po' una categoria matta. Gesto atletico 10 per Beppe, sicuramente. Okay. Adesso è un padellista che sta diventando fortissimo. Certo. Allora, mia moglie adesso si allena moltissimo. Sì. Quindi è migliorata nel gesto atletico. Però diciamo che... non era proprio, diciamo, l'essere disinvolta nel camminare, per esempio, non era proprio esattamente il suo. Tendeva un po' a cadere. Inciampa? Una volta, diciamo che le catene dei parcheggi, molte se le fa, cioè l'ultima non volta... Non riesce a scavalcare! Ha avuto? Tu ridi? Eh? Ridi o l'aiuti? Allora, questo è drammatico perché io l'aiuto... Sì? Anche se l'ultima volta non c'ero, mentre invece lei quando qualcuno cade non riesce a trattenersi, ride. E gli ride in faccia. Beh, allora è un meno uno in maniera quanto le diamo? Gli diamo 8 perché adesso si allena molto. Dai, 8 perché si allena però molto. Non sa saltare le catenelle. Colpi di testa nella vita, chi è il più matto? Colpi di testa, beh, mia moglie ne ha fatti i colpi di testa, quindi diamo 10 a Beppe per il colpo di testa in campo. Sì, perché era fortissimo di certo. testa. E diamo anche 9 a Bene per i colpi di testa. Sei Bene come l'inventiva, se... Come se... Allora, Bene. La prima volta che l'ho vista a una festa, era una festa di Telepiù allora Sky. Sì. E lei doveva venire a questa... Non so se poi adesso mi vedrà a casa, si arrabbia. Ma è arrivata con una maglietta... Tanto stretta al punto che si... No, c'era. Cioè, era trasparente. Mi immaginavo tutto, ma era tutto lì. Ma immaginavi... Ma era un colpo di testa. E allora io le diamo un 10 colpo di testa. No, diamogli 9. Dai, un 9 colpo di testa, però allora anche un 9 eleganza. 9 eleganza. 9 eleganza. 9 eleganza. È una famiglia di grande eleganza, anche la sorella adesso. Sì, la sua, certo. Beppe, lo aiuti tu a vestirsi? No, Beppe elegantissimo, Beppe precisissimo, una cosa...
quando tipo è inverno, lui c'ha la sua giacca perfetta, il maglioncino perfetto, il pantalone perfetto, la calzamaglia tecnica sotto sulle gambe, la calzamaglia tecnica sotto la camicia o il lupetto. Io anche ce l'ho a casa la calzamaglia tecnica, però io non ne trovo mai perché sono disordinato. Quindi io ho il pile che fa quello che fa i scintille. Quello che fa le scintille se passi contro i muri. E la coperta, io ho il pile, la coperta sopra quando faccio le telecronache d'inverno ogni tanto. Che bello, perché, proprio come gli anziani allo stadio. Gli anziani, come gli anziani allo stadio. Anziani quanto diamo a Beppe? 9 anche 9, lui, ragazzi. 9, dai. Ultimo, intimità. Vabbè, se dico una cosa sull'intimità con Bene mi caccia via di casa. Quindi le diamo 10. Quindi le diamo 10. Le diamo 10 senza neanche discuterne. 10, 10 più. E a Bene gli diamo 9 di intimità, perché la nostra intimità è soprattutto al ristorante. Sì. Allora, al ristorante in genere andiamo a cena da soli noi, siamo io e lui tipo mi leva le briciole dal maglione. Chi è che decide dove si siede là? Cioè, chi è che sceglie, sai come fai con le signore? Con le signore dove sederti, oppure lei a sinistra. Io sto a sinistra e lui a destra. A chi danno il menù senza prezzi? Il menù senza prezzi lo danno, a te. Ok, vabbè, allora grande. E io dico, no, mi raccomando che non ci sia del formaggio, perché lui non sopporta il formaggio. Beppe intollerante. Niente formaggio nella pasta, mi raccomando, parmigiano solamente a parte se necessario. È una grande intimità. È un'ottima intimità. Allora, i voti li abbiamo dati. Quando tu li dai ai calciatori, poi i calciatori non è che sono lì a guardare, ma noi, siccome siamo un programma fatto per Benino, abbiamo in collegamento Benedetta Parodi e Beppe Bergomi! Eccoli! Dove mi metto io? Mi metto qua. Aspetta, ciao, guarda. Bene, ciao zio. Guarda, aspetta, No, fammi fare. Fammi fare cosa? Ciao amore. A chi risponde, Beppe? Beppe. Rispondere. Era ciao amore, era per tutti e due. Era per tutti e due. Allora, aspetta, vi dico intanto chi ha vinto. Voi comunque avete sentito tutto. Adesso se ha detto qualcosa che non è vero, potete puntualizzare, però qui c'è Bergomi in vantaggio di 1, poi passa in vantaggio di 1 Benedetta, poi Benedetta va in vantaggio di 3, Benedetta resta in vantaggio di 1. Pareggio con il colpo di testa, pareggio sull'eleganza, vince all'ultimo Benedetta di un punto più. E infatti, vedi? Andato via, e infatti lo zio se n'è andato, perché non può accettare. Si è offeso. Non può accettare una sconfitta del genere. Lui aveva puntato tutto su se stesso. Bene, come stai? Grazie mille intanto. Bene, bene, grazie, grazie a voi. Molto divertente. Poi ha detto qualcosa di sbagliato? Ti ritrovi nella descrizione fatta? Allora, aspetta, ridimmi le categorie, perché io ho la memoria di un criceto, me le sono già dimenticate. Allora, lui ti ha dato capacità di ascolto 8 perché non ti ricordi quando lavora. Vero. Vero. Benissimo. Sì, ok, ha ragione. 10, grande ironia, ma si vede, dice che hai dei piedi bellissimi, 10 anche ai piedi. Va bene. Che però non ti aiutano a camminare perché inciampi e cadi. Ecco, sì, sai che una volta sono caduta anche sul red carpet e lui non se n'è accorto e mi ha lasciato stesa per terra continuando a camminare. Questa non l'hai detto. Ma come non te ne... Con chi le hai fatte le foto dopo? Andavi avanti. Bene. Mi è crollato. Ma ce ne sono, cioè eravamo accanto e a un certo punto è crollata e io continuavo a fare le foto, andavo avanti e lei stava dietro. Era buono. E l'altra volta dov'è che si è crollata, che c'è quel filmato, cantavi in una cosa di beneficenza? Stavamo cantando io e Cristina, adesso mi ricordo che canzone, a un certo punto Cristina si gira e io non c'ero più perché ero caduta. Ah, ma quello è proprio lo stile. Dica il tuo stile, tu esci di scena così, ogni tanto sparendo. Poi vabbè, grande eleganza al pari di Beppe Bergomi, l'intimità ha dato un po' di più a te, anche se Beppe raccontava a Fabio che al ristorante siete una coppietta. Ma qui Fabio mi ha dato troppo poco. Mi ha dato troppo poco. Troppo Fabio. Poco, Sull'intimità. Sì, perché lui si dimentica del mondiale in Sudafrica. Cosa è successo in quel mondiale in Sudafrica? Sudafrica, veniva a spiarmi nella finestra del bar. Come le commedie di Lino Banfi. Possiamo raccontarla? Possiamo raccontarla? No. Sì. Non l'avevo neanche scritta. Sì. Vox Populi, Vox Day. Ma io vado, Beppe. Allora, Beppe non stava tanto bene. Aveva, diciamo, una forte bronchite che rischiava di diventare polmonite. E dovevamo andare dal medico, insomma. Gli busso in camera e non risponde. Io mi preoccupo. Certo. Perché non rispondeva. A un certo punto vedo una finestra aperta sul retro dell'albergo. Mi arrampico. Stava cagando.
scusami. È andato via di nuovo. È andato via di nuovo, però scusami. Il mio voto può ribaldare il risultato. Mettiamo un 11. 11 a Beppe Bergomi. Che vince. Che vince la sfida. Che vince la questa sfida. Questa non l'avevamo mai raccontata. Ma nessuno, ce l'eravamo tenuta proprio io. Neanche te la sapevi questa. Vi ringraziamo. Bene, grazie mille. Ciao. Come sei non bella, bene, quindi, sempre. No? Come? Non torni a cena, quindi niente. No. Ormai, stasera no. E grazie anche allo zio Bergomi. Grazie anche a Beppe Bergomi. Aspettate che arrivi domenica prossima, ci sono le partite, lo vedete commentare Bergomi e non riuscirete a pensare ad altro che a questa cosa. No, io vi aspetto domenica prossima.